Cosa succede qui? Ah, c'è il nostro caro, la nostra cara guardia che sta riposando. E allora ne assumo un'altra. In effetti stavo pensando se era il caso di assumerne un'altra. Ne la metto qua. Una. Dovrei fare la stanza per il personale e poi volevo anche creare la zona di lavoro per i prigionieri che ora si svegliano e vanno. Oddio, c'è la guardia che sta riposando, però c'è un'altra guardia che sta arrivando, in effetti, ora è coperta la zona. Vediamo se tutti hanno le docce a sufficienza per lavarsi. Possiamo dargli anche due ore per le docce. Ok. Tanto stare chiusi in cella un'ora non è che sia utile. Diamogli più tempo per lavarsi, così poi sono tutti a posto. Dunque, il mio capo della sicurezza mi dice che sta aumentando il livello di pericolo. Un prigioniere dice che è ben trattato. Tre prigionieri sono stati tranquillizzati per le loro lamentele, mentre altri 8 hanno delle serie lamentele. Possiamo andare a vedere nella scheda prefissata. Dov'è? Nitz. Per quanto riguarda il cibo e per quanto riguarda soprattutto la qualità del vestiario, che dovrebbero infatti, oltre a costruire una zona per farli lavorare, quindi per farmi guadagnare, anche per lavarsi i vestiti, che è, se non sbaglio, la lavanderia, eccola qua, che richiede una, ovviamente, delle lavatrici, dei cesti e una tavola per stirare. Ci sono le visite per i prigionieri. Questo chi è? Non mi dice chi è. Magari se è l'avvocato, un parente, un familiare. Comunque, andiamo a costruire in effetti queste zone di lavoro. Ad esempio, qui servono, ci sono dei macchinari come delle seghe circolari o delle presse. Tavolo da carpentiere e non molto altro. Qui ci sono le lavatrici, tavole da stiro, cesti. Allora, so che necessitano di diverso spazio. Quindi. Facciamo che prima che succeda come è successo prima, ovvero che qualcuno tenti la fuga per momentanei buchi nel recinto esterno, faccio che allargo la recinzione e poi la rompo qua all'interna. Facciamo che allarghiamo questa zona. Prima la costruiscono e poi rompo questa e qui ci faccio le zone di lavoro. Perfetto, ora ho più spazio qui. Posso permettermi di costruire un po' di cose, o almeno pianificare. Dunque, zona di lavoro sarebbe bella grande perché servono dei macchinari, quindi tipo una cosa del genere. Anzi, pure usiamo questa zona qui. Dovrebbero starci dei macchinari sufficienti qui. Mentre la lavanderia, bisogna di lavatrici, di ferri da stiro e magari la metto qui. Può starci, direi. Sì, perché no? Faccio il vialetto giusto. Sì, dai. Direi che va bene. Cominciamo. Apriamo questa stanza qui. Questa qui. È necessario anche che stiano dalle guardie, quindi anche magari delle large jail door. E lo mettiamo qui. Qui. Qui invece mettiamo semplicemente una porta per la lavanderia. Ok, questa l'hanno conclusa. Direi di mettere delle seghe circolari, tipo una. Non saprei se metterla così. Ah, non posso neanche girarla. Ah, interessante. Oppure vediamo. Pressa.
Ah, ok, perché sono praticamente come catena di montaggio, no? Tavola da carpentiere. E com'è che si mette la catena di montaggio qui? Tipo una, due. Tre, quattro, cinque, sei, o così. Non so se funziona così. Tanto le mettono, vediamo poi come funziona la questione. Lavatrici. Lavatrici, direi di piazzare delle lavatrici che non posso girare. Neanche questa volta. Vabbè, pazienza. Una, due, tre, quattro lavatrici. Ci mettiamo l'asse da stiro qui. E i cesti invece per andare in giro a prendere tutto. E qui dovrò assegnare dei prigionieri a questo lavoro. Ok, ora collegano tutto quanto alla corrente. Manca un tavolo. Come manca un tavolo? Non è il tavolo da carpentiere quello che serve? Forse no. Forse semplicemente un tavolo normale. Era un tavolo da carpentiere. Allora lo levo. Dismantle object, 1, 2. E ci metto dei tavoli normali. Visto che mi chiedono tavoli normali. Oh, c'è un blackout. C'è un blackout. Perché si è spento tutto? Ah, perché non ce la fa più il generatore. Ok. Devo aggiungere qualche pezzo in più. Tipo questo, questo e questo. Già. Senza elettricità qui va tutto a baldracche. E non è una cosa bella. Anche perché i prigionieri potrebbero approfittarne. Bisogna risolvere la situazione, perché diventa problematica, perché nel momento in cui manca l'elettricità manca anche l'acqua. Quindi niente docce, niente bagni, niente di niente. Bisogna risolvere la questione. Vediamo di accelerare un po'. Oddio, qua ci sono un casino di operai che stanno dormendo per terra e io ho bisogno di elettricità subito. Ok, qualcuno sta intervenendo. C'è qualcuno che lavora qui dentro. Sì. C'è questo prigioniero che sta girando un po'. Dovrebbe essere chiuso dentro. Che ci fa questo qua? Perché sta girando? Ok, proviamo a riaccendere tutto. Ok. C'è elettricità, ma c'è bisogno di altri due capacitor per migliorare la situazione. Ok. Tornato tutto online. Finalmente, ora devono mettere giù le tubature dell'acqua per le lavatrici e poi siamo a posto. Qui ho posizionato tutto quello che c'era da posizionare. Dunque, direi di impostare il lavoro dei miei cari prigionieri. Dunque, work. Direi di mettere 2 ore di lavoro. Facciamo così, facciamo 3 ore di lavoro. Work. 1, 2, 3. Ok. Free time prima di mangiare, 2 ore per mangiare, 2 ore di cortile. Lavoro ancora. E beh, perché cavoli? Cosa credono? Siamo in un albergo? Non credo. 2 ore di lavoro. Free time, mangiare, chiusi dentro, dormire. Direi che è un ottimo programma. Sì. Direi di sì. Eccellente. E poi devo dare ordini per i lavoratori. Ok. Qui devo impostare, ok, la stanza come lavanderia. Dov'è? Perfetto. Nella lavanderia adesso non saprei quante persone mandare. Non so, qui ho dei macchinari, qui ho delle lavatrici. Facciamo che proviamo, andiamo a casa, poi vediamo, aggiustiamo.
come c'è bisogno di aggiustare. Deployment, lavori. Ah, ecco qua, qui ci dicono massimo 7, massimo 9. Direi che qui posso metterne 4 e qui possono metterne... beh, mettiamone 7. Visto che così magari aumentiamo la produzione. Poi se vedo che ci sono quelli che rimangono con le mani in mano, allora li levo. Ok, ora sono mezzogiorno e mezzo. Sono nel free time, poi passano alla cena, al pranzo. Cortile, lavoro. Gli do 5 lavori di lavoro al giorno, dai. Non possono dire che si sfiancano. Tra l'altro lavoro non per tutti. E poi potremmo anche pensare di aumentare il numero di celle e quindi i possibili prigionieri da accettare. Ok, sono cominciate le ore di lavoro. Vediamo un po'... Anzi, volevo anche assegnare una guardia qui dentro, stazionaria, e tenere le porte a sua discrezione. Perché non voglio che dopo portino in giro o si attacchino con gli strumenti da lavoro. Ok. Qui non ho messo una telecamera perché i miei monitor sono arrivati al massimo di 8, quindi niente. Quelli che non lavorano ovviamente hanno la vita libera perché hanno il tempo libero, giustamente perché non c'è spazio per loro. Non so se poi vanno a girare. Ora qui ho lasciato la lavanderia senza controllo di telecamere. Sì, in effetti se qui ho la guardia posso anche mettere la telecamera da un'altra parte, ora che ci penso. Sì, ha più senso. Ok, smantella questo oggetto e mettine un altro qui. Dove sono i lavoratori per questa, per il workshop qui? Perché non ci sono? Perché non stanno venendo qui? Oltre alla lavanderia dovrebbero venire a lavorare anche qui, o no? Work è sempre lo stesso work. Cioè non c'è una distinzione tra lavanderia o altro. Strano è strano. Magari faranno il lavoro mattutino dedicato al... a creare targhette. Questo è il loro lavoro per i prossimi anni. Creare targhette.